Sono le 4, si parte per Mantova a prendere il nuovo mezzo. Ora 5:05, partenza da Lucca verso Firenze Santa Maria Novella. Sono arrivato a Firenze e ho preso il Frecciarossa diretto a Bologna Centrale. E qui cominciano i problemi del viaggiatore. Ho scoperto che la coincidenza per Modena era in ritardo di 115 minuti. Quindi, per arrivare a Mantova, ho dovuto prendere l'autobus e raggiungere l'aeroporto dove ho noleggiato un'auto. I commenti si sprecano, ma uno lo faccio però, In Giappone una cosa del genere avrebbe fatto dimettere l'amministratore delegato delle ferrovie. Finalmente, dopo 6 ore di viaggio, ho raggiunto il concessionario Arcadia, dove mi attendeva Arcadio Pezzali e il suo socio. Dopo le formalità, mi hanno portato a visionare l'auto esposta come nei saloni più eleganti, nel mezzo alla stanza, lucida e pronta alla consegna. E ora ha detto me la fa vedere alla luce perché è più contento. Mettiamola alla luce. Ha detto di fermarsi qui. Vai, vi faccio vedere la macchina. Era già avanti all'epoca, perché 17 anni fa aveva alza cristalli elettrici automatici, chiusura degli specchietti, clima automatico, computer di bordo, sedile regolabile in altezza. Una cosa che manca a questa macchina è il volante che si regola in profondità. Si può parlare di prestazioni perché è un motore elegante, è da picnic.